spuntare la casella ritrovamento di prede. Apparirà la linguetta ritrovamento di prede in alto. Cliccando su di essa apparirà la relativa maschera. Al suo interno devono essere inseriti solo i dati in possesso, cioè quelli riportati sulla scheda cartacea. In caso di informazioni mancanti, lasciare i valori già presenti nella scheda. Selezionare il tipo di preda dal menu a tendina. Selezionare il sesso dell'animale predato e le condizioni di ritrovamento. La funzione destinazione preda può servire a specificare se l'animale è stato lasciato sul posto o raccolto, eventualmente per inviarlo ad un laboratorio di analisi. La tendina scuoiata serve a specificare se la preda è stata lasciata intatta oppure scuoiata parzialmente sul collo o completamente. È possibile aggiungere se nella preda vi sono delle parti mancanti, aggiungendole cliccando sul tasto più. Analogamente, è possibile segnalare dove è avvenuta l'aggressione. E se vi sono eventuali segni di predazione. È possibile per tutti e tre i casi selezionare più di un'opzione. Salvare quindi i dati inseriti.